Ok, dip fail. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Come state? Sono tornato in live per voi. Ditemi un po', raccontatemi un po' come vi state passando questa quarantena. Io sto editando video a manetta. Oh, ciao Spin vs Taz. Bene, bene, cioè, si monta video qua. Si monta un video a manetta. Vediamo un po', aspettiamo un po' la gente. Ciao Filippo. Allora. Fungus. Allora, quest'oggi si torna a nerdare su Fishing Planet, però prima un po' di domande, un po' di Q&A, eccetera, eccetera. Vediamo un po'. Aspettiamo che arrivi la gente, tanto faccio una storia su Instagram. Allora, vediamo un po'. Ragazzi, sono in live su Fishing Planet. Ok. Allora, vediamo un po'. Cosa mi raccontate? Sentiamo, sentiamo. Cosa mi raccontate di bello? Cosa state facendo? Oh, ciao Massimo, ciao Daniele. Strano, killer che fa i compiti è veramente strano. Oh, anche te Filippo. Ciao Luis. Ok, ciao Enrico. Oh, sta arrivando la gente. Ciao Williams. Ti bestemmi ieri sera. Devi dire a Pozza di scaricare Rainbow Six. Aspettiamo un po' che arrivi un po' di gente. Che ho da farvi vedere un paio di cosette interessanti. Ciao Leo. Sono uno scratto a diamante con Zabbenu. Finita la quarantena andrai a Perca? No. Perca no. Bisogna vedere intanto quando è che finisce la quarantena, tra l'altro. Bisogna vedere quando finisce la quarantena. In base a quando finisce vedo cosa andare. Cioè, il Lucio, il bus da riva, il bus da barca, il bus da riva in solitaria. I reali grossi da cercare, i cavedani in kayak, le spigole. C'è un botto di roba da andare. I perca sono l'ultima cosa, tanto ne ho già fatti di belli. Ho fatto totale 3 mesi di perche e ho fatto probabilmente meglio di chi le pesca tutto l'anno.
Ha detto che finiscono forse a giugno. Sì. Adesso ti dicono così. Ad aprile ti diranno luglio, a maggio ti diranno agosto. E avanti così. Andrà avanti per un bel po'. Proprio un bel po'. Cos'è sto? Cioè, prima eravamo a 15, adesso 5, che cazzo è successo? Hanno chiuso i server. Allora, intanto faccio vedere dove l'ho messo. Ecco. Finalmente sono riuscito a costruire un'esca semidecente. Provate a indovinare che esca ho costruito. Provate a indovinare. Come, cioè, la peschi come una. Come fare la pesca alla Bram, è una cagata. Quella luce blu sullo sfondo è particolarmente potente, direi. Ma posso farla blu, posso farla rossa. No, questa è viola. Rosso, giallo, verde, multicolor. Dopo c'è anche la luce frontale. Un popper, no, non è un popper, non è una mosca, non so costruire mosche, non ho neanche il materiale. È un'esca molto artigianale, diciamo, che però funziona bene. Cioè, non l'ho testato sul pesce, però il movimento è corretto. Che sarà mai? No, non è lipless. Non è lipless, assolutamente no. Non è spalettato. E non è neanche palettato. Comunque, forse è innamorato questi giorni, è stupido. Ma in che senso? È sempre così. Beh, devi andare, prima di andare sul lago o sul fiume, devi andare sullo shop, devi comprare la canna, il filo, il mulinello, i feeder, gli ami, le esche e dopo puoi iniziare a pescare. E anche lo stand. Perché pesce è? Ma bass, cavedani, reali, spigole, siluri anche. Abbenon. Abbenon. Stiamo per perdere Ponza. Vabbè, è un sacrificio che possiamo fare. Questa quarantena gli fa male, gli fa troppo male. Una libellula no, non è una libellula. Non è una Dragonflies. Sì, certo che va bene ingaggiante, va bene anche il feeder. Il carasso. No. Ma ho detto un'esca, non un pesce. Ah. Carasso è finto. No, no. E non è proprio piccolissima, però i cavedani la mangiano, secondo me. Cioè, no, non è un jerk. Non sarei capace di costruire un jerk.
Dai, vediamo. Dai. È un'esca che ancora non avevo. Quindi non l'ho mai utilizzato. È un sasso. No, non è un sasso. È una swimbait. No, non è una swimbait. Già tanto se so costruire. Boom. Uno spoon. Eh sì, devi andare sull'inventario, devi mettere il mulinello, devi mettere tutto. Vai sull'inventario, metti il filo, metti il mulinello, metti il piombo, il terminale. MTD. No, però comunque come categoria siamo là. Fa più vibrazioni ancora. Ce l'ho qua in mano. L'ho costruita interamente con roba riciclata, diciamo. Cioè, nel senso che si trova a casa tranquillamente. Una rana. Come cazzo faccio a costruire una rana? Che materiale l'hai fatto? Uno è alluminio. Un needle da fiume? Non credo però. Beh, un needle da fiume, beh, un TD. Un buzz bait? No. No. Non è un buzzbait. Vediamo, vediamo. Oh, non ci arrivate. Perché pochi usano quello. No, non è un fallo. Pochi utilizzano questo tipo di esca. E secondo me è per questo che sarà allucinante per i pesci. Non ho mai sentito saponette per lecce e non ho idea di cosa sia. Ok, vediamo. È un'esca che nasce per l'acqua dolce. Minnow, no. È un top water. Intanto io bevo. Sono dei jig di superficie. Un mais. Perché un mais? Spinnerbait galleggiante tipo quelli che usano a bass è un buzzbait, si chiama buzzbait, quello è no. Che non è galleggiante, cioè sta su grazie alla resistenza che fa sull'acqua, praticamente. Grazie all'idrodinamica. Allora, il materiale è sughero e alluminio. Torno a fare i compiti. Sbrigati, dai, che sono arrochi. Dai, ve la tiro fuori. Volete provare a indovinare? È galleggiante. Non ce la fate,
perché mi sto forando tutte le dita. È un esche artificiale. Grazie, che è un esche artificiale. Quale? Un topo? No. No, devi. Cioè, non è tanto un'imitazione, devi capirmi la categoria, cioè è facile. Ci sono 4-5 categorie di esche. Top water. 6 forse. Di esche top water. Ho capito. No, no, Francesco no. Di esche top water d'acqua dolce, ce ne sono 5 o 6. Allora, avete fatto il VTD, avete nominato VTD, cos'è che avete usato? Il Buzzbait, ecco, e propeller, ci sono, e una papera, no, i cosi. I whopper popper, i popper che non avete detto, le swimbait galleggiante, i crank galleggianti, le rane. Ok, saranno 10, scherzavo. Una papera. No, l'ho costruita io, cioè non è che sono così bravo, anzi, sono molto 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 handicappato a costruire. Ce la potete fare. Ve ne rimangono. Cioè, rimane solo quella. Come categoria. È un'esca che esiste. Producono anche marchi famosi. Ma non è difficile da indovinare, cioè è rimasta solo quella. Please, no. Dai, ve la tiro fuori. Avete capito cos'è? Ciao Francesco. Avete capito? Sentiamo, sentiamo. Se conoscete la categoria. Ciao Giacomo. Lo faccio vedere anche a voi che siete arrivati adesso. Che esca, eh? Come non hai capito? Cioè, più cosa di dire. Sì, ma non ho più idea di come si chiama. Dai. Lo fanno in 20 case diverse. Adesso l'ho anche verniciato così argento a caso, per fargli un po' di colore. Cioè, questo è il suo assetto in acqua. Va bene, vi dico il tipo di esca, si chiama crawler, crawler. E la sua azione di pesca è questa. Pam, 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 pam. Aspetta un attimo, mi sono impiantato l'ancoretta. No, ancora. Pa, e muovo un sacco di acqua e l'ho progettata per andare a Cavedani. Quest'estate. C'è. Ci sarà un'estate.
Si usa solitamente per bus in generale, cioè puoi usarla a bus, puoi usarla anche a luci, dipende anche da quella che prendi, puoi usarla a siluri, però principalmente nasce per il bus, però adattata così, fatta così piccola, tra virgolette piccola, è un, ve lo dico subito, sarà un 5 cm. Non ho fatto, no, 4 e mezzo, 4, 4 e mezzo l'ho fatto, però è bello largotto, cioè, bello, un bel insettone. Guarda, cosa che consigli in che periodo? Beh, dipende tanto dallo spot. Cioè, ovvio che se vai su una buca in coso, tipo una buca in po', cioè ovvio che non vai con una scatapuota, vai con uno shad, qualcosa che arrivi sul fondo. È crawler. È un crawler. Crawler. Dipende tanto dallo spot. Cioè, puoi prendere i siluri top water come li puoi prendere solo sul fondo. Esatto. Allora, io direi che a giocare. Un attimo, prima di prendere il gioco. Ok. Let's go. Andiamo a prendere qualche trotina. Ciao, Matteo. Che senso ha Amazon? Metto una stanza privata. Ok. Allora vai sul fondo con shad. Allora. Andiamo a farmare. Aspetta, non ho neanche guardato l'attività. Probabilmente adesso non ci sarà niente di attività. Sì, sono a Rocky. Vediamo un po' se prendiamo qualche trottina. Se viene fuori qualche bella rainbow o qualche cutout. Adesso controllerei l'attività dei pesci. No, aspetta, prima voglio provare una cosa. Dato che vedo pesci in superficie, voglio provare a mettere il VTD. Vai. Un po'. Mi su Discord, ok, arrivo. Just 2 seconds. Adesso ho tolto il VTD, le trote bollano.
Forse è meglio il popper, perché ho il mulino troppo veloce. Pozzo, devi farmi entrare, perché devi ancora mettermi i poteri. Oh, Stai salve. pescando le trote col VTD? Ci stavo provando. Contento te. Comunque mi sono già preso il mulinello per andare a fare i trottoni, eh. Adesso manca canna e nassa. La canna è la cosa più importante, cioè la nassa è la cosa più importante. Lo so. Ne hai presa una da... Ne hai preso qualcuna grossa mentre non c'ero. No, ho fatto i lucci, così mi sono riguadagnato un po'. E adesso ho riguadagnato un po' Rocky Lake, facendo anche la sfida del Tirano. L'hai finita? Sì. Adesso con i soldi là che ho recuperato, mi sono preso il mulinello, adesso ne ho ancora 8.000. Sai che non volevo usare le monete. Sì. È perché mi sono fatto la licenza illimitata qua a Rocky Lake. Beh, è una buona idea. Io Sono 50 monete. ne ho 45 da parte. Ecco, che puoi fare anche te volendo. E adesso ero arrivato a 20.000, adesso ho speso quei 11.000 là per il mulinello. E dopo rimane solo la canna. E la nassa, che sono gli altri Ultimamente i miei 20.000. amici stiamo sperimentando modi per copiare durante le video lezioni. Tipo, voglio fare pari a zero. Oggi ha interrogato il gestore del server e praticamente era in video lezione mentre c'ero io su Discord che gli suggerivo. Questo è quello che porta la tecnologia, questo è il progresso, hai Questo è il capito? progresso. Sì, però devi saperle le cose. No, avevo il libro. Sì, no, nel senso devi sapere dove trovare le cose. Ah, sicuro, sì. Perché se non sai le cose, you're fottuto. Comunque, pian piano mi sto... Allora, avrei qualche dubbio sul montaggio delle canne io. Cioè, nel Del senso, sulla scelta degli anelli da mettere nella Ah. canna, perché ho trovato il modello che potrebbe fare a caso mio, però come faccio a capire il diametro? Perché c'è scritto il diametro in millimetri, però il diametro indica lo spazio all'interno della pietra sic o tutto l'anello, che tu sappia. Non ne ho idea. Ciao Allora, Alex. mi sa Ma che non andrò a è che è il cercare in giro su diametro Facebook. del buco dove si inserisce la punta? Sì, credo di sì. No, non credo perché tipo che sono 2 mm, nel senso. No, no, non 2 mm, tipo sono anche da 10 mm. Non lo so. Cioè, non riesco a capire se è solo l'interno della pietra sicco o anche l'esterno, perché se no questo rischia di cambiare un po' di cose. Non ne ho idea. Boh, allora chiedo in giro su Facebook. Chiedo su Fresatori fai da te. Esatto, là sono informatissimi su tutto. Tu che sei un amante di Facebook, Circa. hai mai visto quelli che postano artificiali presi in plastica e che gli danno una verniciata e scrivono homemade? Sì. Sì,
No, ma non si capisce che l'hai preso la base, l'hai rinunciato. No, no, guarda, la Il plastica. bagno 40 tipo to. No, ma prendono le copie tipo del Megabus, prendono le copie di tutto. Terminale totale, quanti Vabbè. libri chili? Dipende. Cioè, se vuoi fare trutare competitivo o trutare così. Perché trattare competitiva sia più pesante o più leggero? Leggero. Cioè, se devi far proprio trautaria, trautaria, oppure ti va bene anche qualcosa un pochino più grosso, che magari anche ti puoi divertire con qualche trota più grande. Cioè, no, che non vai, magari se vai sul laghetto trautaria, trovi quelli da duetti, che puoi usare anche un 008, 006. Sì. Se vai Di invece laghetti flow, normali, ti intendi? serve un 12, un 14. Perché se trovi una Intendi di trota da flow, no? 3-4 kg, se no. Ah, vai di 0-12. Sì. Io intanto sto farmando perca. No, no, non vorrei farmarli. Cioè, non prenderei quello originale, figurati le copie. Tu stai? Farmando perca. Interessante. Mi riempio la fresa, poi non Esatto. Però devo so che fare, boh. andare alle 12. Solo 3 libri, un 0,12. Vabbè, io ti consiglio quello che uso io. Che ha una tenuta più alta, che è il Gorilla Silver dello 012, che ha una tenuta in libre chili. Adesso te lo dico subito. Di 2,9 kg. No, è fluorine. Che è quello che uso io, quindi. Primo pesce. Ah, comunque io per andare là a fare i trotoni sono andato abbastanza pesante come mulinello, eh. Il Cioè. mulinello con frizione da 7,5 Ah. kg. Da casting. E ho già addocchiato la canna. Quale ti prendi? Non mi ricordo come cazzo si chiama. È una 2,30 o 2,60, non mi ricordo il modello preciso qual è. Quello Io ho che te ne piace. 230 da 14, 20, 42. sì, 14, 42 grammi. Ecco, quella là. Eh Firecaster, funziona. sì, però col mulinello buono, col filo buono, ti tiro su le trote al volo. Perché non vieni qua, Emerald, a fare il Pike Perché sono appena Slasher? arrivato. Se mi dicevi prima, io non spendevo quei 2000 di viaggio. Adesso Vabbè, mi. intanto Io te farma. Quanto farmo. stai di trotte? Ho appena preso la prima. Perché non ero Serio? nel momento adeguato. Ho una Colorado. Una Colorado. No, che bug. Colorado. Che bug. Ho la Colorado e mi dice rainbow trotto da 1,1 kg. Ok, Anche a trophy me lo fa ogni Colorado. tanto. Ok. Se devi andare laghi azzurri, cioè con le trote da 7 kg che girano, non ti conviene mettere un 3 libbre, che è 1,5 kg più o meno. Sì, perché ci stai lì, ci fai la notte. Cosa? Fai la notte. In che senso? Sì, io tirai su una trota con lo Sì, la tiri su. zero. Per il bait casting si usa un trecciato un monofilo in nylon. Si può usare sia il trecciato che il fluoro. Cioè il nylon è più sconsigliato perché è troppo elastico.
Pro floro senza memoria. Perché c'è tutta sta nebbia? Non riesco neanche a capire dove lanciare. Non sai dove, visto che c'è la licenza. Proviamo ad andare a fare i Bowfin. Dove? Lì a Alla. Mudwater. Sì. Che c'è A che fare lì c'è la la licenza illimitata. challenge. Vuoi fare la challenge lì? No, non ci ho mai pescato, quindi. Dopo si potrebbe I fare. bowfin tirano un sacco, tipo. Ma, tipo con quella che ho usato qua a Lucci, che andava bene. Ma sì, dovrebbe Che i fili che hanno memoria, prendono la forma della bobina e ti escono tutti arricciati. andare. Sì, ed è un problema il casting. Anche a spinning. Oh, nuovo Sì, dà livello. casting di più. Floor 35, ecco, quello mi servirà. Examinator. Tora. Farcaster 260, ecco, l'ho sbloccato. Io ero a 230. Con 260 dovresti lanciare più distante anche. Esattamente. Prima mi è venuta fuori la sfida. Appena finita la cat. No. Quella là delle trote, quella dello Snaked. Sì, ma quella viene fuori in automatico. Sì, Qualificato è una rottura bisogna di farne quella. coglioni, oh. Lo so. Io non ho Ecco, voglia di farla, l'espulsione degli sinceramente. Snaked. Get the Stinger, Golden Horseshoe. Probabile, non è detto. Cioè può essere poi che parrucchi perché hai i freni settati male, perché sbagli qualcosa il lancio, sbagli il lancio. Dio non era dalla tua parte, magari. Anche. C'entra molto il fattore divino quando si pesca casting. Sì. Farti capire. Prendo qua. Vedi? Allora. Questo è un floro con memoria. Che fa tutti striccioline. Non è che diventa dritto o semidritto. Cioè puoi fare Casting è un tutto, ma casino, guarda. rimani comunque arricciato. Questo, adesso ti prendo la penna. Qua c'è un 35 di floro. Vedi, in bobina. Se io lo tiro fuori, sta dritto, non Dove sfocia. cazzo devo lanciare? Cioè non Vedi, funziona un... Cioè, non è tutto dove cazzo devo arricciato. lanciare? Lo Oh. posso tirare fuori ed è sempre dritto. Qual è l'albero più grande? Non riesco a capire. Non riesco a capire se è la nebbia. Difficilmente. Qual è l'albero più grande? Ma che cazzo? Di Ah, coglioni tu non hai Walter. neanche visto il crawler. Buon pomeriggio, meglio. Bella. Bella, bella.
Sai che guardi la live? Come sta stamattina? Bene, bene, anche la villa, bene, bene. Tu hai visto... C'è ancora in live, Pozza, oltre che a mangiare. Non sto guardando la live. Ah, cazzo, ti volevo far vedere il crawler che ho fatto. Ne do un'occhiata. Adesso, eccomi. Ne Sei in do live, un'occhiata. eh? Ok. Allora, guarda, così lo vede anche il meglio. Dove l'ho appoggiato? Qua. Il crawler per cavedani. Bello. Fatto io. L'hai fatto te? Sì, con un tappo di prosecco. E si muove bene. E un pezzo di latte. È fatto totalmente in casa, praticamente. Sì, si vede. Ma sai che con quegli affari lì ci fanno i pesci gatto in Giappone? Sì, vabbè. Io vado i video dei Giappone è un giapponesi altro che... mondo. In Giappone è un altro mondo. È fuori dal nostro Ma universo. in Giappone fanno fos fishing, sai? Alle carpe koi. No, Quanto no, non costa alle questo gadget? È carpe, gratis. ai namazu. Non mi ricordo che pesce è, però sì, ho visto sì, qualcosa È su pesce Instagram. gatto. Beh, là fanno trotto native col casting. Fanno le carpe a casting, così. Bello fare anch'io. Sì, no, io lo faccio, sempre quello. Però le fanno là, Non se non costasse purtroppo. così tanto la roba da finesse me la comprerei anch'io per andare a trote. Eccolo qua. Altra trota. Bella proprio. Che swimbait economica mi consigli per il bass? Dipende anche te cosa che canne hai per lanciare. Cioè la swimbait a bass va lanciata a casting. Semplicemente perché riesci a appoggiarla piano. Cioè, conta che devi stare con un casting minimo, massimo, tra virgolette, di 45 grammi per una swimbait da bass. E tu poi economica cosa intendi? Cioè, comunque... Con 45 grammi ti tiri una 12 centimetri. Ah, sta ben piano schiarendo, grazie a Dio. Scusa se ti ho insultato. Un'altra trota. Intanto sto facendo incetta di perca. Incetta. Ho trovato anche il modo per farmare un basso al lancio senza nemmeno avere troppi ingombri, nel senso. In che Sono senso? comprato il crankbait che fa 1 metro. Quando fai Quindi sì. l'unboxing, allora. Allora, l'unboxing uscirà venerdì prossimo. Non pensavo a questo. No, questo esce un altro video, la seconda parte. E c'è il derivio là. Adesso ti dico.
Ne sai che ci devi mettere o il fluoro del 40-45 o una bella treccia da 20 kg. Sì. La swine bait. Mi sa che anche io uno di questi giorni faccio un bell'ordine da qualche sito, non so se Basso, Storo, Boscolo. Faccio adesso peschi a light game, Boscolo è meglio. Ha robe più interessanti nel Non senso. credo. Eh? Cioè, boh, dipende. Dipende da te cosa piace e cosa interessa. No, tipo che so, se cerco testine minuscole, quelle di Boscolo Sì. sono imbattibili. Sì, sono il top quelle. Sì, le hai usate anche te? Sì, visto che quelle più piccole da Light Rock Fishing sono una bomba. Mamma mia, ma anche a carpe. Cioè, devi avere una canna abbastanza morbida, però a carpe, lo usi a carpe, perché per esempio con la X1 me l'ha piegata una carpa sui boh, 7 kg, 10, che cazzo ne sarà enorme. Allora, beh, sto guardando proprio su Bass Store Italy, ci sono un po' di swim bait. C'è tipo la Savage Gear 3D Roach a 13,89, la Glide Bait Ma proprio swim da bait da Lucio o da Bass? Ma Bass. io non la userei a Bass la 3D Sì. No, Roach. è quella rigida, la Glide. Ah, adesso. Ah, sì, quella sì, cazzo. Quella sì. Eh no, perché mi Non viene in mente penso. l'affare di 18 centimetri, scusa. No, no. Dopo, vabbè, ci sono qualche bella swim. Poi dipende dai tuoi gusti. C'è anche, semmai, la swim bait della Heracles. Sempre su quel prezzo lì. Ho visto. Dopo ce n'è una della River to Sea, che è tipo quella Megabass. Quella da 18. Dammi la River to Da Sea, bellissima. Ha no, inventato il Whopper Plopper. cioè è a 13 euro qua ed è una 28 grammi 13 centimetri e mezzo, oppure puoi prendere anche la 65 grammi 18 centimetri, però sarebbe meglio la 13 centimetri per il bus. Sì. Ma Beh, in America usano anche swim bait da 200 grammi e 27-28 centimetri, anche di più. Se su Discord, sì. Sì, qua ti basta una 13 centimetri, che è quella che ho io praticamente. Però qua in Italia non abbiamo quei bass enormi. Cioè, per un bass di 30 cm avere già un posto che è la metà, più della metà, sì. Beh, è tanto. guarda che Sì, sono mi è vorace e capitato di tutto, prendere. però sì, non è semplicissimo farli. Se poi bastano, non è che hanno troppi problemi a mangiare cose grandi Certo, quanto ma magari loro. sono apatici, cioè un'esca un pochino più piccola ti viene più facile. Beh, sì, sempre quello. Ma non quella morbida, quella rigida. No, Sì, dico no, anche tipo l'arpola. stavo rispondendo ad Alex per essere sicuro che l'hai Sì, però sentito. dico anche la mia. Che è una glide bait, quindi dai un colpo, bam, un altro colpo, bam. Glide che scivola, tra virgolette. Porca, che mangiata. In fiera ho visto quella di Molix, bella. La Glide Bait. Intendi, sì, forse ho capito qua, intendi. È la Glide Bait. Sì, Quella a forma di brema. però non. Sì. Cazzo, se la mangerebbe una brema, mi chiedo. Ma tutto siluro, bassa, Lucio. Va. Cavedani.
Sì, però può avere i luci, che schifo deve, ci so, che schifo deve fare, nel senso. Anche la Brema sta in branco, quindi il Sì, Lucio lo la trova so, però proprio un facilmente. pesce schifo. Sì, però nel senso Lucio deve essere messo male per mettersi a cacciare le Breme. Avo chiede di poter entrare. Ok. Eccolo. Bella, bella, quella da Molix non mi ispira tanto. Beh, è bella, sì, però è un prezzo veramente alto. Cosa tipo 40-50 euro. Ho spostato tutto vocale, cazzo. Eccola. Grazie di Ciao. gestore del server. Ah, adesso sì che è onda. Ovviamente si è illuminata la mappa, un posto. Perché non sapevo dove lanciare. Oh. Max, ti posso mandare l'amicizia su Fishing Planet? Sì. Certo. Cosa stavo dicendo? Sì, beh, pozza, sono anche tipo 50 euro di swimbait, quella di Molix, però. Che è uguale praticamente a quella di Savage Gear, che costa neanche la metà. Sì, beh, anche cosa. C'hanno anche il cerchio che è simile a quello della salma. Beh, però. Quella della Grandcraft, oddio questo Grandcraft, Guncraft da 70 mm me la prenderei io, per andare a fare i Sì. cavedani me la prenderei. Beh, effettivamente sono carinissime. Sì, no ma io tipo, com'è, Deps non mi piace come stile, però Guncraft mi piace molto. Le swimbait migliori sono quelle di Rapala. Rapala non ha mai fatto una swimbait, mi sembra, No, infatti stavo effettivamente. cercando di capire. Che cazzo sta a dire? Intendo, Snodati effettivamente non ha mai sì, fatto swimbait swimbait. no. Snodati sì, ma swimbait Belli snodati della Rapala però, no. Io ci ho fatto il mio primo cavedano su uno snodato dalla Rapala. Su un Da Kraken. quanto? Da 13? No, da tipo 9. Ma ce l'ho il J9, avrà No, qualche no, non il annetto. J9, quello ci facevi basse i perk. No, un Quale sono andato allora? crank proprio. Ah Com'è sì, che si il chiama su Fishing Planet? Adesso DJ vado. trattino basso max. Ah, ok. DJ maiuscolo? Sì. Countdown, mi puzza Stefano, non farai parte del loro pro staff. Magari Cosa? c'è Alex Cosa? qua che dice: Alex dice countdown. Mi puzza, Stefano. Non farai parte del loro pro staff. Chi è che lo dice? Alex, Chi è Alex? Alex. Teoricamente sono amico, Ah! guarda un po' se mi Ah! vedi. Ah, ok, ho capito quale Ah, Alex, ok, sì. allora si può offendermi. Sì, sicuro poi. Eh sì, Sarebbe bello fare parte del pro Stefano staff della RAF. è segretamente. Oh, ma hai visto i Countdown Elite? Quanto sono belli? Costeranno tipo 20 euro, ma sono belli. Se no i cosi. La canna countdown, cazzo. No, le esche sono più belle. Sì, però io l'ho presa in mano la countdown della Rapala, è spaziale. Dov'è che le. Ah, non c'era. Dai. Anche l'esca è spaziale, ok, però anche la canna è. Wow. Adesso riprovo il top Adesso 8. gli do un'occhiata. Come si chiama l'esca lì che hai detto countdown? Cosa? Rapala countdown. Elite. Rapala. Oh, salve Giovanni, comunque scusa se non ho letto prima.
No, costano 14 euro. Quelli Elite, che hanno una Sì, su testa Basso diversa. Store Italy. Vediamo un attimo. Mamma mia, che figata! Ma se non cambia solo la colorazione. Mi No, cambia la cambia anche il colorazione. corpo. Cambia anche il corpo, Seductive la testa. Rolling Action. Io non li Sì, però trovo. sono tutti esauriti, che palle. Dov'è che li trovi te? 7,5 centimetri. Sette... Sono solo da 7,5 centimetri, che Elite palle. Legend 2.0. Sì, sono quelli che hanno le colorazioni tipo giapponesi. Che Sì. sono i Ryuki. Devo assolutamente provare il Ryuki a proposito. Oddio, 20 a 24 euro 16 euro. cos'è? No, okay. Beh, io non li lancerei lo stesso. Lo proverei. Io non li lancerei neanche con uno 0.40 attaccato e su un laghetto a pago. Io penso più esca nei laghi a pago Ma che come fai? in libera. Io Come cazzo che fai? cazzo ne so. Ma co come fai a non pescare senza rischiare il libera? Max, ti è arrivata la richiesta? No. Non so, non viene a schermo. Dai, forse dietro? Non si capisce niente. Allora. Sono belli, sì. Hanno cambiato completamente il corpo e anche la testa. Sì, mi è arrivato. Se fanno i floating elite. Compra! Tutti. Ne compro 8. Tutte le colorazioni. Io ho notato che in torrente a volte fa la differenza avere una suspending invece che sinking, Ma è sai? ovvio, è ovvio, sempre, ma ovunque. Cioè, veramente. Ovunque tu ti trovi, il suspending è molto meglio. Sul pesce più apatico, guarda che fa devasto. Aspetta che mi Sì, sono infatti. collegato. Mettiamo un naso spunviola. Più che altro, sai qual è l'unico dubbio che ho del Ryuki? Se ci metto solo l'amo singolo, solo l'amo singolo dietro, si muove bene? Non so, ma hanno fatto i legni singoli pesanti, cioè pesati. Sì, però io non è che posso metterci due. No, non puoi. No, devo metterne uno. Prova a chiedere a Francesco. Sì, hai ragione. Official sponsored. Sì, della T3. Yes. Potrei mandare qualcuno. Grazie, Filippo. Grazie, Filippo. Filippo Zo. Poi sto, dov'è Filippo? Dov'è? Perché è entrato Filippo qua? Boh. Comunque mi ha regalato delle robe a caso. Allora ragazzi qua in chat, ditemi. Oh, raccontatemi qualcosa, chiedetemi qualcosa. Sì, che sono Così bestemmie. ciacoliamo. Comunque, l'elite quasi quasi un paio me li prendo. Se li trovo in giro. Tipo, sono così in giro per negozi appena finirà la quarantena. Magari un paio me li Sì, prendo. anzi, te faccio io una domanda intanto. Qual è stata la tua giornata di pesca in cui hai fatto più specie diverse? Guarda, non saprei dirti, ne ho fatte talmente tante. Boh, dimmi qualcosa, cioè, già ti hai fatto un sacco di Già specie facendo il diverse. colpo fai tante specie diverse, cioè non tieni neanche il conto. Ah, no, ma dico spinning, più Ah, spinning. specifico, spinning, artificiale. Sai, non lo so, probabilmente in Garda. Sì, anche a me.
Oppure un giorno che ho fatto Cavedano, Reale e Luccio. Allora, E Carpa. anche io ho fatto Cavedano Reale, no, non Cavedano, Reale, Basso e Lucio in un solo giorno, un paio di anni fa. Perché ho preso prima il Reale a Top Water, poi il Lucio a Dov'è che hai Drop preso il Shot reale a sulla Top Water? canna Dove hai preso del mio il caffè. reale? Dove hai preso il Cosa? reale? È il mio sogno il reale Top Water. Se Attaccano come i lucci ma piccoli, mi dici. Sì, ma diciamo. la Fionn? Se ci vanno più, cioè, mi è capitato solo Prendo una l'alle 4 del volta. mattino e inizio a tirare i VTD a La manetta. maniera di pomeriggio, solo che aveva tipo appena piovuto. Vabbè, ovvio. Cioè, ha piovuto tutta la settimana, quel giorno lì non pioveva. Cioè, ho visto il movimento in superficie, ha fatto l'ondina e si è mangiato, sì, la ranetta di la base del frog. Voglio È fare gli stato VTD, fighissimo. voglio fare gli VTD o a propeller. Io li ho Sono fatti troppo. con Rapa, poi ne ho fatto un altro dopo, con Rapa l'original. E dopo voglio farli a mosca, Fimon. Voglio farli a mosca, i reali. Ma i reali adesso come adesso li trovi che sono 5 centimetri, devi venire tra un anno o due se vuoi cercare i reali un po' più grossi. No, fidati, tiro fuori il 40. Guarda che l'anno scorso ne ho fatto uno sopra i 20 centimetri. Cioè devi andare da barca se vuoi avere possibilità di trovare i reali. Magari si trova anche qualche perca da barca. Dai, prendiamo sul pedalò. Non c'è. Compriamone uno. Come compriamole? Non so. Non puoi mica affittarlo, fimo il pedalò. Non c'è niente da affittare. No, ormai non più. Neanche la barca si può. Vengo col Cioè, la carico barca, e per ti lascio prendere la là in barca devi mezzo. farti la lega navale che costa un franco. La Lega Navale, che cazzo è la Lega Navale? Perché lì c'è le barche le gestisce la Lega Navale Italiana, quindi se vuoi prendere sulla barca se che tu paghi tipo buon 50 euro l'anno e poi prendi sulla barca. Beh, se sono tipo 50 euro l'anno, perché non te la fai? Sai che forse non era proprio una cattiva idea. Cazzo, la puoi prendere su quando vuoi? Scusami. Però il problema è solo che, beh, intanto se la Lega Navale è chiusa devi prenderti salvagente. Poi. Vabbè, 10 euro di salvagente, che cazzo vuoi che sia? Cioè, io Uno mi ha pago chiesto su in 15 idee. italiano. Vediamo. Su, ragazzi, ditemi pure. Cosa punterete il primo giorno di apertura delle strade, dei fiumi, dei laghi, dei mari? Io vado a Fresaga, Bravo. i lucci italici. Adesso ho bisogno del mulinello da lucci, guarda. Vabbè, adesso che dicevi che dovevi ordinare, ordinati il mulinello da luci. Ti dico adesso sto facendo. Ma c'è un livello 20. Nella mia lobby c'è uno livello 23 che mi viene a qua. Cosa? Non ho capito. Che ha 43.000 crediti qua in gioco, sai. Beh, può averli anche shoppati. No, secondo me no. Sta tirando su Perché? un perk dietro l'altro. Può essere un hacker? Ah, no, si è shoppone al vivo. Te l'ho detto. Bastardo. Anonymous Real. Dopo gli mando l'amicizia, to. No, il mio obiettivo per quest'anno è prendermi qualche altra swimbait per il bass fishing. Tornare a fare bass fishing. E ho già un paio di appuntamenti fatti. Giugno non si esce, cioè, sì, prima di giugno non penso. Ho un nuovo personal record di Cutthroat.
Trout. Insomma, che continua a fresare perca per guadagnare soldi. Vai, vai. Fresali tutti. Preso. Immagino Stefano che usa la swim, quella là della Guncaft da 70 mm a trotta torrente per fare le native. Ma lo sai che sarebbe un'ideona? Cioè, secondo me viene super video, trote native a swimbait. Secondo me fai le view. Facciamo dopo, se mai facciamo qualche challenge per fare un po' di skelly. Andiamo a prendere le brown trout e le steelhead. Ciao Martina. Le steelhead le trovi da un'altra parte, cioè. Non dirmi che bisogna andare in Alaska. No, credo in California. No, ma va. Le steelhead. Eh sì. Lo voglio fare anch'io lo steelhead per prendermi le cose. Grazie Martina. Ciao pescati cinese. Io appena ho 45 euro da buttare, mi prendo la swimbait da 70 mm, l'ho deciso. Bene, bene, si arranca qua su Fishing Planet a nerdare. Appena 45 euro da buttare via, là. Prendo la swimbait. Dopo ho visto anche quelle della Spro che sono carine, piccoline. Chi è che sta torturando una tastiera? Io. Ah, ok. No, io. Sto... Perché sto scrivendo con sto tipo. Dici, come cazzo fai a prendere tutti quei pesci? La premium. Poveraccio. Ah. La premium è solo che guadagni di più, non credo che sia che prendi più. Non so, sai. Cioè, hai più esperienza e più guadagno, però secondo me anche i pesci c'è qualche vantaggio in più. DJ Max. Mi sa che comunque si salta l'apertura dell'umano. Però sono solo su PC. Comunque non, se non solo si salta l'apertura dell'umano, anche dei bus. Vabbè, ovvio. Il bus finisce verso giugno. Quella dei reali, quella... No, la carpa, l'apertura della carpa si può fare. Ah sì? No, aspetta, da me chiude il 15 marzo, 30 maggio. Da me. Tipo, sì, scusa, chiude il 15 maggio da 15 me giugno. E si dovrebbe riaprire il 15 giugno. Boh. Comunque devi andare una volta a vedere la frega delle carpe. Perché si radunano tutte in determinati punti e vedi anche carpe da 20 kg tutte ammassate. Vado là sopra col kayak, mi butto sopra e ne prendo una. Mi butto sì. In acqua e ne prendo una. Faccio il rodeo con la carpa. Dai. Mi ha consigliato di andare in Florida. Prenderti quest'anno? Da esche che vorrei prendermi. Allora. Esche premium. Dato il Whopper. Esche premium, un Martin. Whopper plopper da 13 cm. Ah. Interessante. Molix Super Nanto Bug. Quello aspetta che è un crawler, se non sbaglio. Sì, circa. Però è weedless. Un attimo. E poi soprattutto, forse te l'ho già detto, però ha una marcia in più rispetto alle rane normali perché non ha un cazzo dietro, cioè
ha solo la palla, cioè non è come per esempio il basilischi che ha le zampette dietro strane. Lì proprio il pesce mangia direttamente gli ami, non ha assolutamente niente. Non mangia, cioè non può mangiare corto perché non ha le zampette dietro. E se gli ami fanno anche più penetrazione perché dietro proprio non ha niente che Ma possa scusa un fare attimo, resistenza. scusa un attimo. Non potresti Sì? prenderti una di quelle rane dove, di gomma dove ci metti l'amo Texas? Dove? Cosa scusa? Le rane di gomma normali dove ci metti l'amo Texas? L'amo Texas. No, non riesco a lanciarle a cast. Cioè, Cioè sì, no, riuscirei a lanciarle sono pesanti, con la sì. canna da luce, intendo. Ma penso di sì, se prendi quella giusta, sì. Aspetta, era il Boh, hai bisogno. supernato? Supernanto bug, mi sembra. Bug. Se guardi sia l'azione da No, crawler, cioè, però. trovo supernato Beetle. E basta. Trovo solo il Beetle. Oppure il 72. Quanto si prende di più il luce? Ah, quando si prende di più? Il bass lo si prende di più in primavera e in autunno. Il luce in autunno. E anche, aspetta, forse anche la primavera dopo frega. Invece senza contare la frega ovviamente. Oh. Le prime fasi di primavera e l'autunno inverno. Allora, volevi prenderti questa qua che non ha niente dietro, quindi non può sbagliare. Che cos'è? Sì, più che altro a Fimon, magari a fine in settembre, quando ancora le alghe non stanno morendo, però cominciano a darci luci, no? E sarebbe? Eh? Che esca è? Supernanto bug. No, non c'è nessun supernato bug. C'è il Beetle. Sì, scusa, che cazzo. Sono confuso. Ma Quell'affare lì, comunque. non è crawler. Boh, ci assomiglia però, eh. Cioè quello prende Ah, proprio poi c'è, il volendo c'è anche la versione da ultralight che pesa 5 grammi ed è lunga tipo 5 centimetri. La versione baby. Facciamo un Sai. attimo che guardo. Sì, va bene. Ho visto come è fatto, voglio vedere come nuota. Fammi vedere come si muove. Sì, va bene, l'ho disegnate. Sì. Allora, fammi vedere come si muove. Secondo me è tipo Popper. Dici? E Sì. No, aspetta. gli esca tipo Popper. No, è un crawler. Ah no, avevo capito, era meglio Popper. Sì, è un crawler, sì, vero. Non sembrava, ma è un crawler. Quasi quasi Ma sembra un secondo me quella. predator chiave nel 55, anche il 70. No, Sì, ma anche per Bass, tipo. ma a me interessa per i chiavedani. Perché Sì, mi ho diverto un capito quale botto a prenderli tipo. top water con le esche da bass, super escone. Cazzo, sapevo me lo ordinavo allora da bosco. Cazzo, sapevo. Mi hai detto che mi serve la rete da 400. Cosa? Mi hai detto che mi serve la rete da 400 kg per tenermi i pesci a leva. Ah. Bene. Ma prendere un camion che forse costa meno. Allora, io ho preso 25 luci e 90 bus, boy. Ho fatto una bella NAS.
Ma c'è un modo Chiudo, tipo sono per chiuso vedere le dappertutto per statistiche di strada. quanti pesci hai preso? Sì, probabilmente sì. Un attimo, Supernato Beetle. Ammonix, Supernato Beetle. 11 € e 92. Cioè, beh, sempre lui che... C'è sempre quel sito là che lo vende a 3, cioè, con 3, 4... 5 € sopra il prezzo di tutti gli altri. Che Cioè, non so come si pronuncia. No, Piscor è sempre con la P. Echeur. Fisher, sì, quell'affare di Francia, quel sito di francese, no? Come cazzo fa a vendere sempre tutte le cose a prezzi così alti? Che cazzo gli compra? Ma Cioè, vedi, cazzo ne so. 14,38, 11,92, 19,20, Ma da quel 14,31. che so anche, ho sentito molta gente che si lamentava tipo dei prodotti che non arrivavano. Cazzo, saperlo me lo ordinavo, pensavo fosse tipo una Popper Frog. Sapevo che era un crawler. Questo è da trofeo, Beetle, secondo me, questa cos'era? fa. Baby. Ma che bellino. Quanto pesa? La colorazione gialla, secondo me, va forte anche a vedani. Corpo di solo 4 centimetri. Perfetto perché vedani. Apple. Perfetto per i cavedani. Anche perché imita un insetto, i cavedani Ma mangiano non gli tanto per insetti di quello. solito. Non tanto per quello. Beh, oltre ai cavedani, cioè nel senso, oltre a questo che mi prenderò, a rana tornerò a farli. Cioè mi metto un giorno, cioè mi metto 10 giornate, vado là col kayak e lo faccio a swim, e lo faccio a Whopper Popper, lo faccio a rana, lo faccio a beetle, lo faccio a crawler. Metto a farli con tutti i modi che trovo. Cioè mi chiudo giornate intere a fare sessioni su quelle e basta. Prendo una settimana libera e mi faccio quelle e basta. Però che divertimento. Mi accampo in fiume Almeno ti prendi praticamente. a settimana, ti accampi al lago di Fiume. Bisogna vedere. Una settimana svuoto il lago. Non è tanto, ormai so che aspetto le vacanze estive per Cosa ho prendermi il trovato mulinello Plutar con lo da casa. spoon sotto rio. Cioè, io speravo già di poter pensare ai lucci adesso, però vabbè, pazienza. Credi più in grande. Vabbè, forse a maggio mangiano ancora, però non credo. Dipende se da quanto piove. Eccolo qua, una bella trotta. E cosa volevo dire? Altre esche? Poi che vorresti? Magari per un pesce in particolare. Vabbè, oltre alla swim Vediamo e Ryuki. Lasky Jerk Lasky da Jerk. 14. Marmorate? Luci? Non so, ci sono Bassa? marmorate e luci. No, bass neanche tanto. Come no, Non il dice. 14. Sì, beh, ma Secondo me dovresti basti vado farti un po'. qualche jerkbait da 110 per i bass. Suspending, che puoi No, usare io ho anche a trota. quello da 8 centimetri di Husky No. Jerk. Ah, Ma ok. va bene lo stesso.
Sì, 8 centimetri ci sta, però io ho l'amore per i jerk da Se aspetta, 110 non era palla tipo. original floating da 11. Sì, ma io proprio sono innamorato di jerk tipo quello Megabus, tipo il Vision, tripla ancoretta. 11 centimetri li adoro io, quelli jerk là. Ti sono Va bene, piano. Tra i dai. Rapala. Guarda, ce l'ho qua dietro. Vedrò un po'. Com'è che la ski jack da 14 doveva avere la tripla ancoretta? Ne ho 5 in totale. Oh, 3 Rapala. Cos'è il modello? È lo Shadow Wrap Deep da 11. Sono questi. Io sto guardando una netto più grande, vediamo su quanto costa. Ho giallo, marrone e grigio naturale, che adesso vedete un po' colorizzato dal blu, e questi tre fratellini. E dopo ho questi due. Grammi e 13 grammi, tipo, o 10 grammi. Allora, la rete da 400 kg costa 100, 100.000. 200.000. Gizbo. Ma se no all'Evergates ci andrei quasi quasi, sai. Sì, però se ti serve la rete da 200.000, merda Ma guarda che ci sono anche i bassi lì, te. eh. Sì, lo so, ok, però questa se non sbaglio. Ma sto guardando un mulinello da casting che potrebbe andare. Quello dal livello 24, guarda. 23-24. 24, sì. Intendi l'Helios L'Helios 200P. 2000. 2000, scusa. Poi stavamo dicendo Husky Jerk, poi. Vediamo, Husky Jack, poi Ball Ryuki, quasi quasi da provare in torre. Lo spread. Sì, testa dispari. E fammi indovinare. SP. Sì. SHS. Allora, Duo Ryuki SHSP 45 cazzo mazzo. Cioè no, ha più sigle quel coso perché vabbè, la misura. Ciao. Spread. L'azione quindi può essere sinking, slow sinking, vabbè. La misura. E dopo cos'altro Tutto. ha? Cioè, perdi mezz'ora solo per capire l'esca. Vediamo un po' di figli adesso. Cioè, dopo sarà buona, questo e quello, però io spendo meno, con un bel vaso di cianuro faccio tutto in meno tempo. Sbaglio. Potrebbe Prendo più pesci in meno tempo.
Allora. Poi, non so fare. Come non sai? Prilucci? Quelle lì. Cioè... Non vorresti... una bella swing bait galleggiante? No. No. Non sono tipo da swing bait. Sei tipo da... c'è un esche in mente per il Luccio che... A te cosa piace usare al Luccio? I rapala. Sì. Ecco. Tu potresti prendere... Rapala... Ah no, sai con cosa volevo fare anche i cavedani? Ah. Con Rapala, X-Rap Twitching Shad. Da 8 centimetri. Io ho quello da... X-Rap, ho quello da... No, ma il Twitch... Quanto? No, è il Twitching Shad. È quello senza paletta, tipo jerk da Luccio, da 8 centimetri. Ah, ho capito. Vai, ci do un'occhiata. Guardalo. Con quello là. Vorrei farli. Sì. E dopo c'è dov'è ci sarà qua in giro dai vabbè, tu vorresti il nuovo rap, jerk rapala spalettato, quello che si stacca, ovvio. Ma no. No? Ma no. Strano, io... sì. Rap. Vediamo un attimo, com'è che si chiama? Dovrebbe essere della serie X-Rap. Io non mi capisco poi con tutte le esche qua della Rapala, tutta serie X Rapala che ci sono 300.000 esche. Il... Vediamo. Non l'avevo visto prima. Secondo me ti piacerebbe. No, non apri questa roba. Il non lo trovo. Intanto continuiamo a lanciare. Io provo a fare quella del Madwood. Un attimo. Dai, aspettami che sono a 21 kg, dai. Tiro su. Sì. Cosa c'è da fare? Aspetta che guardiamo le sfide. Vabbè, ho buttato via. No, li ho anche recuperati veramente. Allora, io ho missions. Carp Trophies. Catch trophy common carp, trophy mirror carp, trophy ghost carp, trophy leather carp, trophy grass carp. Ci potrebbe fare. Allora, exploration, dov'era? Ho visto. Oh, c'è anche. Aspetta. Mudwater Dendro Spoon. Per i cosi. Fish out 5 bites of tree bank from Mudwater River to craft a special wooden lure that is super tasty to eat for the per i cosi. Sì, tipo Piribu. Sì, bonefin slash. Catch underwater items, tree barks and put them in the backpack. Si potrebbe fare. Io sto facendo. Allora, quanti ne bisogna prenderne intanto? 5 e metterle in zaino. Io ne ho già 2. Cazzo, dimmi.
sei in sezione. Il problema non è prendere quelli, ma prendere il pesce. Ma dice... sì. Una cosa. Ma ti hanno trovato quanto? Ma ti hanno trovato quanto ci hai messo? Io? No, io ci ho messo. Sì e no. Devo pensare. Boh, un'intera sessione notturna. Perché? Perché? Vediamo quanto spazio ho. 21 su 27, perfetto, ci sta. Ok. Allora, Mud Water, andiamo. Travel. Dove sei? Su che zona sei? Spiaggia, canneto o altro punto? Stefano, che zona sei? Stefano. È quella destra. Ok. Oppure anche... Però quella più in giù. Quella più in giù a sinistra. Aspetta, tu avevi chiesto il countdown che ti rifacevano, scusami, che mi ricordo male. Stefano. Stefanino. Avevi detto che se ti facevano il countdown elite lo prendevi? Aspetta, ci sono problemi tecnici con Stefano. Allora, cos'è che mi chiedevi? Tu volevi che ti facessero il countdown elite? Tipo, hai detto. Sì. L'hanno fatto. Lo so che l'hanno fatto. Con quale Stefano stai parlando? Con te. Ma l'avevi già detto. No, ti avevo detto. No, cos'era? No, questo è un altro. Ti avevo detto il. Che ti avevo detto? Mi ricordo. È il countdown elite, mi avevi detto. Io ho visto anche un altro. Non ho capito come si prendono i bugs. Perché non vieni qua da me intanto? Io sono in lobby. Dove sei? Vieni. Sulla spiaggetta. Vieni qua dove sono. Non sei da me. No, ancora sti bug di merda, che palle. Room, vai su una friend zone. Ma vengo da te, io sono. No, vabbè, l'ho creata io. Allora. Ok, vengo da te allora. Sono sulla spiaggetta quella in basso a sinistra. Cos'è questo rumore di questo che si... Male che funziona i server di sto gioco, però di merda. Ci sei? Ecco, di sì. Ecco sì. Dove sei te? Eccoti qua. Dietro.
Bene. Mi lasciare qua sull'albero e fai sì. Stop and go. Ok, io arrivo subito, vado in bagno. Intratieni. No, beh, tanto. Completamente a caso. Che cosa? Ho preso un bus. Cercavo un pezzetto di corteccia, guarda qua che cosa ho tirato su. Volendo puoi farli anche qua lanciando... Volendo puoi fare anche qua i pezzi di corteccia, lanciando in mezzo ai rami. Sì, però... No, devi andare proprio a Madwater per fare la quest qua. Sì, sì, ma sono anch'io qua. Ecco, eccone un altro. No, ho sbagliato. Ah, ho preso una challenge. Max, hai visto? Sì. È tirato sul bus. Ho visto, sì. Sul maps del, del Sound 2, credo. Ma questo è un maps, dopo tutto. Allora, fammi vedere. Intanto metto track mission. Allora. Mission, dov'è? Fishmore, Leandro Spoon. Dopo cosa c'era? Mastering, Madwater, Trial. Prove your mastering at each species. Oh, c'è anche quella Madwater Trial. Che dobbiamo prendere un bus, un pickerel, un boffin e un drum. Già fatto. Io no. Vabbè, ma che soltanto boffin. Oh, non andarmi davanti. Eccolo qua, un altro park, me ne manca uno. Poi metto, finalmente questa challenge la posso fare a casting, visto che è uno spawn da 14 grammi. Sai? Se già i bowfin tirano così tanto, non mi immagino quanto tira un bowfin unico tipo. Eccone qua un ultimo, sì! Devo ancora prendere uno. Giuro che se me l'ha messo a che. Giuro che se me l'ha messo a casa, mi incazzo. Deve avere 5 posti liberi, eh. No. Ah no, eccolo qua, trovato. Bene. C'è che mi ha mandato la richiesta di amicizia? Ah, ok, ti confermo. Sì, un pezzo. Per solo un'ora mi stai dicendo che mangia? Sì, teoricamente no. Mangiano verso l'una. Ok, verso l'una. Mi guardo un tutorial su YouTube. Bravo.
che si fanno ste cose. dentro film monster. Cioè, so che è tipo Russo che fa dei tutorial che ti dice. Cosa? No. Mi ha preso la corteccia. Quanti bisogna prenderne di Bowfin? Credo uno. Sì, uno. Ok. Dai, facciamo sta roba. Ciao. Vengo da te adesso. Metto. Hai detto a che ora dovrei mettere? Fai mezzanotte e peschi per fino a luna. Beh, intanto mi ha detto anche middle of the day, quindi... No, ma hai ragione, meglio andare sul sicuro, va. Mezzanotte. Io devo sperare che non mi crasha, perché è molto probabile. Dici? Sì. Ma se credenza sto usando il trecciato, no? Che recupero faccio secondo te? Stupendo. Non riesco a prendere. Sono esattamente a mezzanotte io. Che ansia. Quello è dal pass. Lucio unico, anzi. Io non riesco a prendere sta corteccia. È qua un po' più facile. Sì? Dove? Sì. Faccio vedere. Aspetta, sto arrivando. No, tanto un po' più lì. Ah, Max. Ok, devo mirare all'albero. Qua. E lanci così e poi lo fai passare tu a bordo. Ok, capito. La Canada casting super potentissima. Dici? Dai, già ne vai pesantucci qua. Dici? Boh, sto usando un trecciato dello 0,22. Quanti chili? 7. Terminale invece uso anche il cavetto perché non si sa mai. Allora ho paura a farlo con la mia canna così leggera. Vabbè. Adesso vediamo quanti minuti ci vuole a te. Cioè io devo lanciare tra la riva e l'albero che esce in acqua, giusto? E attaccando. I due alberi che vedi. Farlo poi passare. Vediamo dove... Non so. Ma se mi metto a staccarla dall'albero che c'ho qua sotto i piedi, no, eh? Ma non penso che te lo prenda. Adesso vi lancio in muso. Tutto.
Vediamo un po'. Oddio. Perché Stefano riesce sempre subito a prendere tutti gli incagli possibili e io no? Io sono bravo in cagliare. Beato te. Vediamo. Avete già fatto quella del Buffalo? No. Allo Star Lake? No. Andiamo a farla. Cos'è che bisogna fare? Eccolo! No, Park! No, era un tronco, falso all'aria. Falso all'aria. Ma vedi, lui prende tutti i tronchi che vuole. Inquietante sta roba. Io dopo che vorrò prendere il Buffin... Poi, chi ha preso? Io. Minchia. Bravo. Non credo che sia un problema se uso il cavetto, no? Anzi, no. Credo che per quel pesce sia necessario. Per esempio le trotosauri mi tagliavano, cioè mi ha tagliato. Davvero? Sì, the line was bitten off. Ok. Provo a mettere uno spoon più pesante adesso. Poi ne ho presi con rotante. Se io so col narrow spoon, l'esca per eccellenza per Prego, dai, impigliarsi. dacci. Dacci, bastardo. Ah, ma è un pesce giusto. Scusa, sono mezzanotte e 22 adesso. Comunque quella dei trattosauri secondo me è quella più facile. Sì. Non tirano neanche niente. Anche perché quella del buffalo, a parte che devi incagliare sui fili, che poi ti fai una lenza che scrausa, poi non è... cioè ti mangi una volta ogni... Ho mangiato, l'ho slamato. Io invece, per farti capire, ho preso, come si chiama? Il Pike Slasher. È stata una rottura di coglioni quella quest, guarda. Per Io ho sempre fatto le queste a prima hai caso. dovuto prendere un to dei luci da trofeo, tipo, non ricordo più cosa. Dei luci grandi minimo un tot. Poi ti ha dato tipo la canna da luccio. E, cioè non la canna, la carne di luccio per prendere il Pike Slasher. Quello dell'Emerald, giusto? Sì. Ho No, sì, ho preso. E poi mi sono lanciato il galleggiante lì in barca, ho lanciato in barca e come ho ferrato l'ho tirato su, sai. Quant'è che pesava? 10 kg. No. No, porca la tosca. Ok, ho scoperto che con il 21 grammi sul luogo di pozza lo attacco molto più facilmente. Ecco. Ed ecco un altro. No, Ornworth. Adesso vengo lì da te, Max.
Dai, forza. So che lo vuoi, guarda. Dai. L'endorfin di merda. Niente, abbiamo finito tutta la corteccia disponibile. Tutta la corteccia io. Vuoi un ramo? No, no, sto a posto, grazie. Ho fatto qualcosa. Ah, uno stramaledetto bus. È più piccolo di quello che ho preso con l'80. Rendi conto, mi prendi per il culo. Perché è un ondulante di legno e non è granché a quanto pare. No, dai, si è staccato. Vaffanculo. Ormai sono le 40. No, sì, no. Sai sì, quanto sì, costosa sì, questa cella? Sai quanto costosa perché? Perché dovrò stare qui più di un giorno, mi sa. Sono 3 su 5. O qualcuno mi ha inseguito? Ma qua non c'è la ricompensa speciale? Cosa? Non c'è la pentolaccia per la ricompensa speciale? Non lo so. Sì, dovrebbe essere. Non so se c'è in questa mappa. Oh. Però in che senso? C'è una pentolaccia tipo all'Emerald c'è la pentolaccia con dentro i doppioni d'oro. E ti danno un qualcosa tipo le cavallette o i vermi ubriachi. Oppure dei soldi. Io non lo sapevo. Oppure i gettoni, quelli che ci saranno per le nuove missioni. Ok. Dai, manca l'ultimo tocco. L'ultimo tocco. Vediamo un po'. Dai, l'1 e 3. Cos'è un bel twitching? Dai, l'ultimo tocco. Ormai sono le 48, devo andare a mezzogiorno. No, ma teoricamente mangia a luna, quindi... Come a luna? Cioè, da luna dopo. Yes. Da luna in poi? Sì, teoricamente in quell'ora, poi boh. Oh, mission qua in... accomplished 3 barks. E mi ha dato una... Ho visto che che stanno pescando alle... Una nuova missione. Ah no, l'esplosione degli Snakehead. Mi dà una giacchetta. Sì, sì. E tante monete, però. Aspetta. Ah. Come faccio ad avere lo Stinger? Ok. Facendo le gare, mi sembra. Not all the nasty snakehead like God or so stinger made by an ancient crafty. Try to assemble it rare or the pest. Go to any pond, Emerald, Tiber, San Crua, San Joaquin, that holds festival. Bot racer, win them and then earn parts of gold. Also the è fattibile quella di San Patrizio. Facile, che io ci ho provato. E?
Io ho provato l'Emerald col kayak. No, con però... kayak è infattibile. Dov'è che bisogna lanciare con il coso qua? Dove c'è pozza. Sì, no, verso dove dico? Verso sempre i rami. I rami lanci lontano. Ok, allora... No. Circa devi lanciare dove c'è l'altro ramo che è dietro. Glielo metto pure nuovo. Ok. Tempo mezzanotte. Io sono messo mezzogiorno. Mezzogiorno o mezzanotte? Mezzanotte. Ok. Mi fido, eh? Sì. Non ho detto io. For catching fish at night is a green... come una licenza avanzata? No, quella avanzata. Quella basica, mi stai dicendo? Sì, a quanto pare. Vabbè, mi comprerò anche quella avanzata. Ah, ma posso comprarla? Quella avanzata? Sì. No, minchia, ho sbagliato. Vabbè, intanto ho preso quella da un giorno. Vediamo chi lo prende per primo. Qualcosa mi aveva toccato lì. Un bus. Sicuramente io non lo prenderò mai. Ok. Perché è fuori dalla challenge. Allora, un attimo, com'è che si fa sta sfida di San Patrizio là del... Dai, in kayak, cos'era? Devi andare in un posto dove ci fanno, dove ci sono le gare, dove, ci... dove puoi affittare le barche. E fare sta gara che devi passare in mezzo degli anelli. Ah. E? Io! Ah no, è un luccio. Ho visto la cacciata qua sotto. No, avevo anch'io qualcosa. Maledizione. Io c'ho un po' di attività, dai. Sono lanciato su tipini. Oh, ti ha dato galleggiante. Sì, è galleggiante a fondo, sì, guarda. Sì. Altro pesce. Io devo ancora fare un pesce. Pesce zero. Lucio. Redfin pickerel. No, grass pickerel. Che cos'è che ti ha dato, pesce gatto? No. Alborea. Io ho preso un bel pesce gatto in sto posto, eh. Anch'io l'avevo preso. Ah, no, Shiner. Minchia. Buono da buttare su a luci. Oh, bass. Guarda, non morirmi in live, eh. No. Nel caso fare chiuso. Vabbè. Sì, ecco. Stanks. Deve essere quello. No, dopo mi preoccupo perché ho un follower in meno. Piccolo, perché te ne preoccupi di uno in meno? Quando puoi fare le views onestissime, un piccolo thing. Un piccolo prezzo da pagare.
Ma vai muore. Cos'hai preso? Non lo so, era qua sotto, si attacca, prende, parte via, ferro, un cazzo. O un luccio, un basso. Cioè adesso la corteccia d'albero, ma io non lo so. Non so se si riesce a prendere questo spot la corteccia, sai. Io non la sto prendendo. L'ho appena presa. Vedi, ah, sono sì. Capace a prendere la corteccia. Penso che talmente sono fortunato. Ma aspetta, prima ragazzi, che ragazzi, prima della domenica che diceva che era tutta zona rossa. Il venerdì era andato a pescare dietro casa. C'era una tratta da penso un chilo e mezzo. La ferro mi si slama dopo 2 secondi. Ah, lo diceva Pozza. Io provo in un altro spot perché lì effettivamente ora che ci penso. Ho mai foto dove ho sempre preso il buon fine. Dove? Spot miei segreti. Ci sono 3 spot qua. Spot miei segreti. Che bello, crashato. Che no. Gioco di merda. Adesso provo a vagare un po' anch'io a caso, vediamo se. Bring setter cover coins. Cover coins. Ah, per le cavallette. Oh, ma c'è un pozza. Dove venire? A rubarmi lo spot, bastardo. Ti rubo il bowfins. Tu se lo prendi ti picchio. Facciamo una gara a chi lo prende prima. Casting vs spinning. Chi vincerà? Yes. Magari mangia dopo perché è la zona di picco. Ma io prenderei dopo. Pure le alborelle a casting, sai? Se potessi. Cosa? Alborelle a casting. Prenderei... Le alborelle a casting, sì. Dai. Poi io i bowfin di solito li facevo lanciando per di qua. Io di qua facevo i bassi e i lucci. Sì, però dico. Devo andare sull'altra sponda. Cosa ho preso? Un buff. Ma sono un po' chiuso. Sento. L'altro giorno il mio mod si è entrato nella villa, sai. Nella? Video lezione di Gabriel. Eh? Niente, ho messo a commentare robe. È stato divertentissimo. Perché è semplicissimo. Detto? Bro. Che è semplicissimo veramente copiare in ste robe. Che fortunati. Posso entrare nella stanza? Sì. Certo. Basta che non vieni a incularmi il Bowfin. Vedi che lo stai tirando su e lui arriva con quel guadino. Il Dendrofin, non il Bowfin. Dendrofin. Da poi mi metto a spinning, sai. Perché? Più portata di lancio, quindi coprire più acqua. Interessante. Sono un genio, lo so. Dipende anche che mulinello hai, se non hai 27 cuscinetti a sfera più uno. 28 cuscinetti a sfera più. Ma la smetti di venirmi a culare gli spot? Basta.
Me ne vado in una, me ne vado in una stanza privata. No, che mi devo assicurare che prendi per davvero il pesce. Che non te lo fai. Esistono gli scherzi. Oh, che cazzo. Figlio di puttana. Pesce di merda. Pesce di merda. Cioè, come mi manchi di rispetto così. Allora, vediamo setup sulla canna da spinning. Allora. Intanto io direi... Ma conviene che metto il cavetto d'acciaio o no? Io lo metto per sicurezza. Tanto qua i pesci abboccano lo stesso. Sì. Cavetto da 5 kg. E adesso provo a farmi tutta la sponda di qua. Allora, la lenza tiene... Allora, 125 metri tiene 4,5 kg, la frizione massima del mulinello è di 2,9 kg. Sai? Not stonks. Ma chi se ne frega. Dopo vedremo dopo quando lo aggancerai. 3 quarti d'ora? No, per tirare lo 3 ore e un quarto. No, sto per finire il tempo dove teoricamente dovrebbe bloccare. Pure io. Io sono alle mezzanotte 41, quindi sono in the time. Ma io sto facendo esattamente quello che fanno gli youtubers che lo fanno, sai. Ma hai fatto il video delle tirannotrao? Tu l'hai fatto? No, l'ho fatto per i cazzi miei. Ah, se ci stava bene in live. No, era una rottura di palle. Sì, beh, tiravi su 8000 trote. Sì. Devo rilasciare, ho fatto selezione. Sono arrivato con 4008. Chi è Filippo? Filippo, amico qua di... Ah? Di Pozzino! Chi? Filippozzo. No! 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 Era lui? No, non credo, Ho visto. Vabbè, metto a mezzanotte. Ma anche lei di notte? Mamma mia, se non lo prendo, guarda. No, io devo farlo. Filippo, se stai guardando la live, se entri in vocale 1 ti sposto e ti faccio entrare nel canale. No. Per parlare con noi. L'ho slamato. Ancora. Minchia. Zio. Magna bene, zio. Quella parola N, se non... Se non lo prendi? Sì. Fai un attimo che ti banno. Io continuo a fare cacciate nel frattempo. Anch'io. Oh, mi ha dato. Era una boccatina. Uffa. Che challenge di merda. Manco ti facesse un'animazione figa qualcosa. Ma porco. Sarà peso. È tutto maledettamente scritto. Chi è che sta distruggendo una tastiera? Ma io scrivo in modo molto intenso.
Ma dai. Fa il culo dentro, finta un po' mi ammazza. E poi qua li metto a VTD a pescare i bowfin. Com'è che si prendono i drum? Io li ho presi con rotante. Come, quando, qua, cosa? Aspetta un po' stacco, comincio ad essere stufo. Io l'ho preso col cube. Col che? Sì. Col cube. Che c'è il cube? Tube. Ah, col tube. Visto che il tube va forte anche a reali, la vita. Sembra i vecchi, o le barra vecchi. Sì, esattamente. Quando fanno i loro sesti. Sarà il bowfin. No, cos'è un bass? Un piccherello. 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 Ma scusami un attimo. Quello... Ma piccherello sarebbe proprio l'uccetto, tipo. Sì, picchetto. Tipo dire picchetto. Le fiatti li chiamano pick. Explore. YouTubers americani. No, aspetta. Un giorno devo fare questo. Non li capisco proprio gli americani. C'hanno i picker, c'hanno i. Dai, maschi. Okay, manca, c'hanno i maschi. C'hanno... Mi manca il grass picker, il bowfin e il drum. Da fare per la sfida. Contento te. Io non riesco a prendere un bowfin. Beh, perché noi? Oh, ma ne ho preso soltanto uno. E prima che uscissero le missioni. Allora devi andare a prendere il bowfin. Anche poi tra l'altro questo non è il bowfin, è il dendrofin della missione. Allora devi andare nel... Sì sì, ma so come prenderli, soltanto che non mangiano mai. Ciao Filippo. Ciao. Qualcosa mi ha portato... Qualcosa mi ha preso lo spoon mentre non guardo. Sì, anche a me, ma lo prendono spesso, ma non attacca mai. Sono all'1.03 io. Sono le 2.20. Tipo c'è scritto che mangio solo a mezzanotte o a mezzo. Come c'è scritto? Dove? No. Te lo dice. Sì, che mangio solo o alla, nel mezzo della notte o nel mezzo. Nel mezzo? Nel mezzo, non a mezzo. Sì, però sarebbe meglio andare. Io sono a mezzanotte e 20, per esempio. State cercando i bowfin? Il sì. Dendrofin, quello unico. Ah, ok. Bowfin sono facili da pescare, questi. Sì, vabbè, li sì, semplici. Solo che sono... È un casino tirarli su. Io sto facendo la missione del... Questo è il mio sostituto alle bestemmie. Bello, bello. Bravo. Dio. Bravo. Hai bestemmiato, bravo. Dio. Dai. Qua c'è la seconda volta che mi mangia qualcosa. Sì, ma anche a noi mangiano, il problema è che non si attacca. Tutti bastardi, pesci bastardi, guarda. Esatto. Andiamo a morte. Non vedo l'ora di prenderlo solo per fresarlo, sai. Non ho mai preso un siluro in vita mia. In gioco sì.
Sì, un sacco. Poi sono divertito un sacco lì sul Tevere. Ma vaffanculo. Ecco, Dio! Dai, Non so, finì. non so se, non so se era effettivamente se stasse. Porca puttana, quella roba lì sarà effettivamente lui, però. Sì, ma dai, che rottura di palle. I pesci qua ti prendono l'esca, te la portano via, non si attacca a niente. Perché è l'amo grande. Faccio una strage, guarda. Adesso. Avete una batteria, ci sono le batterie in questo gioco. Ma andiamo a fare Io. una diga? Svuotiamo tutto. Sì, cazzo, vediamo tutte le società lì, delle multinazionali, le quelle robe lì. Esattamente. Dove è stato quel movimento? Ho preso il fondo, ho preso Cazzo, devo starmene a giocare a Doom invece che fare sta challenge di merda. Tu e il tuo Doom, quando ti scaricherai un gioco serio tipo Rainbow Six Siege? Ho giocato un sacco a Rainbow. Quando te lo riscaricherai? Per farti le risate con me e Gabri. No, non sai cosa ti sei perso ieri, se... Mamma mia. Ti sei perso di tutto. I tedeschi che trollavano sul coronavirus. No, merda, e te che li insultavi con... Li avrei chiamati tutti magnacrauti. No, c'ero io Un che tedesco mi ha trollavo. taggato, come si chiama, prima di lanciare l'amo, la roba nel... Ah, ok, Cazzo sì. ne so. Io volevo fare un video tipo divertente slash troll su quel video, su quella cosa là. Perché Perché trolla? facevo, hai presente, come i lucciari fanno questa challenge? Come Sì, i... ah, ci butti dentro una swingbait da 20 centimetri. È tipo un bicchierino tipo da shot, dimensione, e la swing da 20 centimetri che non entra. No, che rompe il bicchiere, mi sa, a sto Anche punto. vero. Sì, no, era per dire. No, sarebbe Oppure. divertente se... Aspetta, no, si era messo qualcosa. O Dimmi. tipo come i moschisti vedono, allora metti il moschita. Aspetta, devo controllare se la mia mosca su montata sull'amo del 24 è entrata perché non la vedo. Infatti. Dopo, quello che. Il classico che ha la lenza lunga come la canna, quindi va là e appoggia, quindi sono 1 metro di lancio. Che quelli lo fanno quasi tutti. Dopo quello che fa basso da 10 anni, che fa il mega lancio da 3 km, fa centro. Come lo vede un fiderista con la clip, tac. No, ci butta dentro il pastoratore. Esatto. Cazzo, 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 No. Non è un Bowfin. È un cazzo. Lucio. Dio, Dio, Dio. Dio, 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 Dio. Un boss. Lo Oh, ce l'ho. farei subito, immediatamente. Ti do... Freso anche questo. Dio! Preso anche il picker qua. Perché Piccarello. Lucetto catena? Uccido che... Sai quando ho Uccino pubblicato la non foto? era catena? Quando, sì, quando ho mostrato la Sì. foto del Lucio Italico al ricavo degli Chain Piccarella, sai? Ok. Ti prego, un pesce, ti scongiuro. Sono le 46, per piacere, Dio. Io sono all'una e Scusa se ti ho 29. insultato, dai. Sono le 2:46. Belli sti effetti speciali. Quali effetti speciali? Questa è sofferenza. Guarda che cazzo ho preso, guarda che cazzo ho preso, guarda che cazzo ho preso, guarda che Una valvola. cazzo. Guarda che cazzo ho preso, un pezzo di corteccia. I Ah, una tramaledetti foglia. pezzi di corteccia.
Sì, ma c'è l'acqua che sembra radioattiva. È perché c'è l'evento lì dei precauni. No, è sempre stata così. No, no. Oh, sì. È perché c'è l'evento. Ci adesso anche adesso Ever, penso con i grilli. E prendi buffi. Ma ci spero, però. Faccio la missione. Oddio. Let's see if qualcosa mangia. Ma seriamente c'è gente che si mette a pescare lucertole in giardino? Io da piccolo lo facevo quando anch'io andavo a pescare. Interessante. Io prendevo gli artificiali scrause, li tagliavo le punte delle ancorette e pescavo. Ma sai perché? Perché dopo le usavo per andare a bus le lucertole. È giusto. Ma sai che effettivamente andare a bus con una lucertola viva ci sta? Ma sai che c'è anche l'esca a forma di lucertola? Come cos'è? Quella però... Si vede tipo la salamandra. Sì, ho preso la corte. Mai usata. Anche perché non ho più la combo da Texas. Dio. Era un buffin. Dio. No, non era un buffin. Lo so, volevo trollarti. Fanculo. No, io quasi mi provo a usare la lucertola pure a Cavedani. Cioè io prendo il bluegill da trofeo. Mm-hmm. Cioè, mi piacerebbe prendere un... Ma cioè, guarda che c'è la sfida panfish anche. Sì. Mi piacerebbe fare le challenge su YouTube. Sì, ma obeso sto pesce. Pezzo. Che compro tipo i kit scrausi, tipo della deca. E li provo in e tipo mi faccio la pescata in... quella. Vuoi copiarmi quindi? No. Che poi te hai visto gli americani che lo facevano? Sì, no, ma l'ho visto dopo. Sì, sì, certo. E prima che caricava il video, io gli avevo già scritto nei commenti di farne uno del genere. Sì, però quasi quasi, cioè, è figo perché anche gli americani fanno un sacco di video così. Bellissimo, secondo Sono me. Quelli che vanno, sai. Sì, sì, ma mi piacciono un sacco quei video, perché li vedi che si che hanno il mulinello che si avvolge il filo sull'albero. Giusto per, come si dice? Ogni riferimento a cose persone realmente esistenti. È divertentissimo. Oppure che so, prendere il kit, la combo da casting a 60 euro. Beh, basta che vai prendi quella dell'Abu. No, quella della Caperland. Ah, che schifo. Mamma mia, sono passato un giorno a vedere quel mulino, fa proprio cagare. È un pezzo di plastica con una bobina. Ma neanche. Ok. No, secondo me sarebbe divertentissimo un video così, ma no, porcaccia di quello in cui dico robe offensive nei commenti. Uso un mulinello scrauso del cazzo. Capisci che non riesci neanche a lanciare più di 10 metri? Sì. E anche la canna, cazzo, è la canna che ti cade in avanti. Sono bilanciate malissimo. Ha fatto talmente bene che ti scivola via dalla mano quando la lanci. Sì, è vero, ti scivola dalla mano. Ho avuto ben due mangiate. Io mi sono fracassato i coglioni. Anch'io ho attualmente mangiato, però non ho un cazzo. Che spun di merda. Metto alle 11. E mi metto a fare, sapete cosa mi metto a fare? Le intanto belle. Ce l'ho la rana dietro, dimmi che ho la rana, sì che ho la rana.
Vediamo, il cavetto me lo posso anche togliere, no? Sì, beh, frega un cazzo del dendrofin. Ma dai! Eh? Cioè, il pesce che porta via l'esca. Porta. Io ferro, niente. Ma io sono un po' più incazzato adesso. Fanno le robe. Voglio solo tirare su qualche pesce, guarda. Io non mi spiego perché la tua canna da casting abbia il primo anello così grosso. Neanche fosse una canna spinning. Cioè, guarda, è grosso quanto il mio. Grosso quanto il mio da spinning. Porca neanche troia. Che fosse una canna da labo. Io pure mentre giocavo ho visto uno che non so se era buggato, se proprio così. Aveva la canna da casting che la teneva al contrario e girava la mano dove non c'era la leva. Anche a me è successo ieri. Mamma mia, ma fa culo. Esci di merda, adesso faccio una strage. Lucio Catena, Lucio Catena, Lucio Catena, chi cazzo li dà sta noi? Qua c'è un sentiero che non porta da nessuna parte, anzi porta un muro. Cazzo, quanto odio i muri invisibili nei... Mic on. Mic off. Voglio andare a pescare le tilapie quando... Well, dobbiamo prendere questo cazzo di bowfins. Bowfin tuna. Esatto. Esatto, esattino, esattone. Esatto, che fiscale. Esatto. Ho preso un pesce, ho preso un pesce. Attenzione, un'alberella, Stefano Pozza. Blughi. Un large mount bass. Cioè, seriamente a rana mi danno i pesci? Basta mezzo chilo, non è piccolo, uffa. Beh sì, è un 25 centimetri. 30 centimetri, 25 dici? Cioè. 20, 25. Sto qua pensando all'ultimo bass decente che ho fatto io, sai. Io di bass sono fatti pochissimi. Sui 30, se non sbaglio, stanno sul chilo. Basso sui 30? Sì, stanno verso il chilo, sbaglio. Sì, effettivamente. 20-25 sta sul mezzo chilo, quindi. Perché dopo crescono in larghezza e panza. Sì, beh, un basta. Non diventano lunghi, sono tozzi. Basta 45 centimetri, sono già sui 10. Invece, per esempio, una tarò 5 centimetri, siamo ne a 1,5. Di solito, parlo di torrente. Sì, ma sono due conformazioni totalmente diverse. Lo so. Sul popper o il VTD? VTD. Popper. Anzi, ma che cazzo il crankbait? Cioè, ma seriamente non lo sto usando. Ma funziona nel VTD della Decathlon? Mai provato. Io l'ho provato. Funziona, sì, ma... No, per sorpresa. Non è una grande... Una grande... 0,30. Ma cos'è che è così grande? Cioè, non è che nuoti tanto bene. Cioè, non è che ha un movimento tanto bello.
Wow, un lucio nordamericano da trofeo. Almeno te fai qualcosa di decente. Adesso c'ho il crankbait shallow. Il problema è che c'è il filo al limite. Hai preso un drum. Oh, quei cosi tirano però, nella vita reale. Ma drum in italiano sarebbe? Tipo la lombarina. Cioè, ma è completamente diverso. Il drum è un predatore, proprio predatore. No, perché è un predatore. Tradotto sarebbe un vino d'acqua dolce, perché non so se io sono sbagliato. Tradotto così, però cioè, non penso ci sia una traduzione vera e propria. Un po' come bluegill. Oh. Basta da quasi un chilo. Metto il crankbait un po' più profondo, mi sa. Ti sei fatto la collezione di crankbait? Sì, ne ho due. Anche se non amo i crankbait nella vita vera. Io sì. Ne ho sono, 15, solo dei, sono solo dei minnow spastici. Finalmente. Più grossi. Che vanno più in profondità. Non ho soltanto fanno più vibrazioni. Infatti. Cosa? Vale. Non soltanto ruolo di crankbait. Ah. Io sto buffing, lo devo ancora prendere. Quanti pesci devo attaccare prima di attaccare un buffing? Che tra l'altro il buffin telefoni da un telefono che cazzo è in comune con lo storione e l'alligator gar, che sono tutti pesci preistorici. Sì. Che non sono cambiati durante questi milioni. Adesso stai cercando, cercando il buffin o il No, quello, stavo ancora il buffin raro là. No. Max, hai già preso qualche storione? Eccolo qua, un bel pesce. Ma io non vado... Ma in gioco? In generale? No, no. Cioè, non vado nella ghetta pagata a cercare gli storioni. No, non mi piace. Se voglio fare uno storione, voglio andare in Alaska, in fiume, e tirarlo fuori in corrente. Ah, ma anche qua in Italia ne trovi di storioni in libera. Sì, ma voglio lo storione bianco da 6 metri. Io. Non vedo la chat, quant'è? 1,8. Secondo me se metto lo spoon del tirano trout prendo più lo prendo prima il bowfin. Gli spoon sono buoni, poi il bowfin. Adesso vado a pesci gatto, fanculo. C'era il cat bait qua con me, mi sembra un po' più di sì. Oh merda, ho finito i terminali. Ci sono dimenticati i terminali. Compra. Adesso c'ho già il setup da pesci gatto fatto, sai.
Vado qua e lancio tipo lì. Holy Diver. Io sono riuscito a fare un cavetto da 30-40 cm con il VTD da 9 cm della Molix. Non chiedetemi come, ma l'ho fatto. Già poi, ho già lavato io. Un bel pesce gatto. Vieni a vedere qua il pesce gatto che ho preso. Un attimo, sto recuperando. Vedete che combattimento sta tirando fuori questo affare. Ah, ma lo devi ancora. In realtà no, mi ha tirato un paio di frizionate. Adesso sta, viene su pian piano, secondo me. Che tra l'altro non so e se invece hai notato. No, e invece no. Non so se hai notato. Ma in sto gioco senti la frizione. Ma in verità c'è l'antiritorno. Nonostante tu giri lo stesso la manovella, c'è il corpo che gira al contrario. La bobina sta ferma, c'è il rotore che gira. Sì, bene. Da quanto è fatto bene. Cristo, quanto tira, oh. Pensavo che fosse facile, oh. Oddio. Cosa? Oddio. Potrebbe essere. Sarebbe ironico. No, il Bofin mi avrebbe già portato dall'altra della mappa, sai. Interesting. Guarda che i bofi, non so se avete capito quanto tirano. No, mai preso uno. Una volta uno mi ha svuotato la bobina. Io ho 42 metri. Bobina. 42, ragazzi, non ti sei comprato. No, è che avevo solo questo di 0,28. Ho detto non ne compro altro, tanto non mi serve. Un pesce gatto? Sa di sì. Perché mi continua a crashare? Ma perché gioco? Mi continua a slamare i pesci? Spoon di merda. Ho uno spoon più piccolo. No, devo usare quello là di legno. No, quel legno più caldo è troppo specifico. Uso lo spoon da 7 grammi se vuoi prendere tanti. No, no. Ma voglio prendere il bofin là di merda. Dai, tirati su, bastardo. Se era tutto sto tempo fermo, mi devo stiracchiare ogni tanto, non so voi. Sì, anch'io, però. Adesso lo tirare su un pesce gatto. Mamma mia, quanto cazzo è grosso! Tirati su! Vedi che sono dai. Satetti di pesce gatto. Mamma mia, hai rotto i coglioni, tirati su! Oh, tirati su da solo. Ci vieni qua, dai. Non rompere il cazzo, pesce gatto di merda. Dai. Oh. Ci sei o non ci sei? Oh. Dai. Fare da bravo, su. Basta rompere i coglioni. È inutile, sei già in fresa qua. Sei già in fresa, è inutile che ci fai. Oh, basta. Eccolo qua. Channel Catfish. Da quanto? 3 kg. ci si diverte, oh. Quindi che ora che tiro sul cane. Ma ha già dato? Adatto, scusa. Ah no, ok, sono quello che stavo mettendo giù.
Mi ha dato. No, l'ho preso. Altro che mi ha dato sul crank. È piccolo, cazzo. Continua a crashare. Cosa ho preso? Mamma mia, che pesce. Wow. Alto bass. Tre etti. Tre etti. Nessun era. Beh, a me è piaciuto che Atoli mi ha tirato un po' sul mare, dai. Stasera pensi di andare in live? No. No, oh, cazzo, l'ho mangiato. Non penso. Cioè, sto per fare 3 ore. Ce l'ho. Stasera giocherò per i cazzi miei o editerò un video. Dai. Wow. Dai, continua a fare tira e molla. Cioè, in sto recupero ho slamato 3 pesci. Ma io non capisco se sono i pesci o se sono i rami. No, no. Sono i pesci, figli di puttana. Oh, ce l'ho. Ce l'ho, figlio di puttana bastardo. Siamo quasi a non già capito. 5.800 iscritti. Ah, ma che carino, pesce gattino. Pesce gattino, che carino. Subito, primo lancio, pesce. Boom, giù nel canestro. Oh merda, un altro pesce. Puzza. Calma. Potrei fare addosso. Perché Dio su solo pesce gattini, cazzo? Perché dai, questo... mi si chiamano tutti i pesci, porca trota? Che cazzo, ne so. Cioè, perché non si attacca il Bowfins? Bowfin. Metti lo spoon piccoletto, no? No, ma io voglio il Bowfins. Da no, snake d'America. Vabbè, ma io mi sa che è qui, ormai. Pozza, tu sai dirmi come prendere il drum? Eccolo, vieni qua dove sono io e lanci. Dove? Io l'ho preso di cane alla speggetta. Ma io l'ho preso qua. Come, con quale? Rotante da 4 grammi. Ah, non ne ho. Che palle, cioè, anche te. Oh, gli ho lasciato a casa, ho portato roba pesante, guai. Se no, non hai una canna da galleggiante. Oh, fammi vedere. No, non ho canna galleggiante. Ho casting spoon da 5 grammi. O da 7. Casting spoon. Ma va bene una canna leggera? Ma sì, non sono così grandi i dram. Beh, oddio. Mettiamo 5 grammi, ok. E dopo mi metto. E a sto punto mi dedico 100%. Dai. Aspetta, dov'è che... Aspetta, vediamo. Ah, devo mettere là e lanciare verso il canetto? Sì. Davanti, là, verso... Ok. No, oh, basta, basta, giochi, cavolo. Che palle. Sarà la 15ª volta che mi crasha. Almeno a
te Crash, io sto qua ad annoiarmi aspettando che mangi sto coso. Sì, ma non so quanto sia divertente crashare negli Uber 3. Ma è sempre più divertente di vedere qua. Che non prendo niente. Almeno vedi un po' di azione, un po' di movimento. Io ho sempre le stesse cose, il filo che parte a caso, che io farlo, non prende niente. Sono famosi quelli. Ma porca cicciana. Ma tutti i picchi mignon mi dà. Sì, è quello che vabbè, io qui sono stanco. È quello che ti meriti, pozzo. Vaffanculo. Sì. Tu e il tuo amore per i... persici per la Farisa. I persici sono. Guarda qua. Guarda qua, un piccherello. Guarda qua. Ah, sei sì. Compenetrato con Filippo. Non... Oh, grass picker. C'è un pesce gattino che c'è una testa ciompa. Adesso, essenzialmente, mi manca esattamente solo il drum e il... Vabbè, arrivederci. Cioè. Vabbè, arrivederci, ciao. Arrivederci. No, trio. Use barbler, spoon o spinner. C'è... Ah no, questo è colorato. Non l'hai ancora fatto quella lì, il Rocky? Mi sembra strano, tra l'altro il Rocky, use barbler... Ma li ho usati io. Che c'è colorato, che c'è? Spoon o spinner. Vabbè, lo farò dopo. Forse ho capito perché non lo prendevo. Perché? Perché non avevo traccato la missione. Cioè si era traccata quella da solo, quella del... Può essere. Del... Lo Snaked. Io sto provando adesso alle 11:30. No, niente. Ma guarda, se vuoi prendere quello, lo puoi prendere sì. Solo una volta. Ma voglio prendere una volta il Bowfin, proprio le esche, e adesso questo qua lo è mostro. Ma hai già preso il mostro? Oh. Ah, ok. Infatti ho appena fatto tutta la notte, ho provato il giorno. Ogni volta che lancio mi dice questo è un mostro, mangia solo nel mezzo della notte o del giorno per un'ora. Quindi vuol dire che questo non è l'orario, quindi mezzanotte o mezzogiorno. E adesso sono 11:30, quindi cioè l'orario... Tracca la missione. Sì, l'ho traccata. E ogni lancio a te non dice qualcosa? Un attimo fa, sì. Allora. Poi magari non me lo dice perché l'orario è abbastanza buono.
Adesso non me lo dice più. Un pesce un basso, no, un piccherello. Sto guardando missione. Te fai sempre stop and go, ma recupero. Casting spawn 1030 not water catch grass picker and plus the first thing picker catch picker di un chilo, allora casting spawn 1030. Cioè, equip dendro spoon 14 grammi tu cazzo di fish monster. Perché lei mi sono attaccata per quello. Sì, no. Volevo capire un attimo. Tanto provo a prendere un piccherel. Tutto il mangiato che avevo prima, il piccherello, oh, pesce. Per i bonfi va bene anche lo shad, giusto? Non lo so. E prendo un boss. Non hai preso. Pesce, dai pesce, cosa ho preso, un boss? Sì. Un bel boss? No, perché ti ha tirato più di tutti? Allora. Io prendo le conchiglie. Finalmente i pesci che partono stanno attaccati all'esca, però sono bassi. Me ne faccio un po' di chili. La precisione, l'ho lanciato sopra la bollata. Anche io fino adesso non ho mai fatto missioni per volerlo. Le uniche missioni che ho fatto sono così per caso. Un altro boss. Ti faccio compagnia anch'io. Young large mouth bass. Mamma mia, stanchezza.
una speaker. Se vuoi andiamo a provare al Long Star Lake a prendere il buffalo. No, io devo fare sta missione qua. Sto approfittando che adesso non mangio per fare un'altra missione intanto per portarmi avanti e prendo solo boss. Cioè, ti pare che cambio spoon e prendo solo boss? Cavolo. Almeno te prendi qualcosa. Stamattina ho giocato con te durante Max. Stamattina a Rocky. Quando sono ho giocato con te. Fino. Stavo facendo lezione. Disegno tecnico. Sì, stavo facendo una sfida là del tirano, tra l'altro. Dei tirano. Vabbè, quello là del muro. Ho preso. Fai muro. Ok. Un bluegill da 1,100 kg. Ok. Vediamo un po'. Adesso prendo solo corteccia. Porco schifo. E prima facevi fila. Cioè, è già il secondo lancio di fila che prendo corteccia. Giorno, quindi aspettiamo. In teoria da adesso forse, ma io ci rinuncio. Io no. Se combatti. Di merda che si stava. Ok.
con l'ultimo aggiornamento è diventato un po' più realistico il gioco. In che senso? Cioè, adesso ti si slamano molti più pesci. Cioè, prima... Vai, ci sono, ci sono comunque giochi più realistici. Sì, adesso, cioè, l'hanno migliorato. Beh, io in vita vera non usavo con tutti sti pesci. Cioè... Così è un po' troppo frustrante. Che è un picker, dimmi che è un picker. È un cazzo di pat, mamma mia. Ma sempre quello ondulante, quello lì. Cucchiaino. No, no, quello adesso, d'acqua, adesso ho cambiato lo spoon, ho messo un casting spoon così faccio la sfida. Del, cos'è il grass pickerel da prendere su sto lago con uno spoon che sia 1/0 o 2/3/0. Ah sì, quello lì che ti dà lo... esatto. Il sempre il cucchiaino, quello lì con i rombi di sopra. Esatto. Beh, è bella. E sto prendendo solo bass. Prima facevo quasi solo luci. Adesso prendo solo bass che ho cambiato spoon. Mica un luccio, è un cazzo di basso. Ma in... cazzo, proviamo a mettere un 3/0. Se è possibile, allora 1/0, 2/0. No, ho solo un arrow spawn 3/0. Prova con cocaine da missione. Questo qua di legno. No, no, non posso. Devo usare il casting spoon. 1/0, 2/0. Allora, provo ad andare a fare i drum. Io i drum li ho fatti qua. Dove sono io? Come? Gomma. Che gomma? Cube, bianco. Prenderò le luci sicuro. Ho bisogno solo di un drum. Ho preso un pesce, sarà un bass. Ci viene su così facilmente. Un lucetto. Basso. Io devo capire vicino al recupero quei tre pallini che cazzo sono, vogliono dire.
Non lo so. Dopo quanto è efficace l'azione di pesca? Interessante. Un altro passo. Quelle sembrano bollate da dramma. Aspetta, ma qual è il dramma? Max, ma te il gioco in italiano o In in inglese inglese? ovviamente. Ombrina d'acqua Io l'ho dolce. provato. Sì, ma io l'ho provato in. Cioè, ce l'ho adesso in italiano. È un casino. No, Cioè, in dopo. inglese è cioè ovviamente cioè in italiano la traduzione fa anche gare. Cioè, le traduzioni dei nomi. Sì. Ma delle esche, dei pesci e tutto fa Sì. gare. Cucchiaino di legno. Facciamo una cosa. Allora, vediamo un po' YouTube. Cat. C'è. Dove. In mood. What. River, scusate, dove siamo qua? Max, ma sei ancora in live? Sì. Nuovo record. Allora, vediamo. Allora. Basta. Sì, anche. Ok, c'è fresh. Alright guys, what is up? No, aspetta, 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 che tiro giù l'audio. Ok. Dove cazzo è qua? Ma questo è galleggiante. Ma spinning? Sì, non lo fa vedere. Io voglio spinning. Oh, tutti che usano quella da. Tutti con la canna. La galleggiante. Io voglio vedere la spinning. Tutti che non sai che si chiama con la galleggiante. How to catch common trophy for shorter them. No, no.
tutti con sto cazzo di galleggiante, ma che schifo. Aspetta un attimo. No, feeder. Ah, che palle. Dove? Dove sei? Arrivo, un attimo. Allora. Map, dammi qua. Ok. Ah. 300 crediti. Come back and see domani. Ah, ok. Ma che cazzo si paga la canna? Dov'è che prendevi i drum a testina? 7 grammi. Aspetta un attimo. Dove? Aspetta, dove sei tu? Qua? Stop and go. Sono shadow da 7 cm. Vediamo cosa... Un attimo, come orari sono? Che buono. Cosa ne pensi della Light Porgy? Qualcuno sa qualcosa? Non so di cosa sia. No, non so neanche cos'è. E non ho mai sentito neanche Golden Min. Stai laggando, non ho capito. Budget, budget. Puoi prenderti il tatula.
Puoi prenderti la Bu Garcia, il C3. Ci sono anche, boh, ci sono vari molinelli. C'è il grappler che usano luci. Boh, ma io una canna che così un marchio non pagherei così 100 euro per una canna che non conosco il marchio. Cioè, il marchio conosciuto. Adesso diamo un'occhiata. Oh man, cioè, a me non ispira troppo. Cioè, questi anelli così grossi, boh, a me non ispira, in verità. Che poi mi sembra. Aspetta un attimo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cioè, secondo me sono un po' pochi. 8 anelli per una 2-13. Cioè, dovrebbero essere tipo 10. Più che altro che ho letto che anche è anche una canna del 2015, nel caso si rompesse o vedi per sfiga o qua e là, non penso che ti vada in garanzia, perché comunque è tanto vecchia e non so, non penso che abbiano ancora i pezzi, non so quanto ti convenga. Poi ti ripeto, io non ho mai sentito il marchio. Ma posso mettere il galleggiante sulla canna spinning? Un amo del buttole. Un po'. Cosa fare? Facciamo così.
venerdì prossimo. Tanta tanta roba. Grazie. Ci ho messo non so quanto a montarlo. Ci ho messo veramente tanto. Sì. Quanto? Più vicino di me. Io ho 3 ore di macchina. Era il chain and glass. Beh, un'ora non è neanche tanto. Pure. Grass picker. Ovvio che no. Ovvio che no. No. Ci abito.
con gli elefanti. Tappa del prosecco, un barattolo del caffè, quattro viti e un'ancoretta. Ho finalmente preso il grass pickerel dopo tre chain pickerel. Ho finalmente preso il grass pickerel dopo tre chain pickerel di fila ed è troppo piccolo. Buonasera, Angelo. Oh, questo è bello, questo è bello. Vai a prendere il guadino, vai a prendere il guadino, altro che gelato. Sì, esatto. Io prendo i nani. No, hai preso un bullfin, cancaro. Ecco perché era grosso, era un bullfin. Ma come l'hai preso?
in Congo non ce l'abbiamo, si scioglie. No. Abbiamo le giraffe. Sì. Nel 1930. Mamma mia. Sta sfida del Bowfin e sta sfida del Pike. Sì, mi stai sventolando il popper in faccia, sì, lo vedo, eh. Madonna. Ah, si è lunga stasera. Eh sì. Fino alle 6:30 sto, dai. Fino alle 6:30. Adesso provo a mandare avanti il tempo. Eh sì. Big fish, big fish, big fish, big fish. C'è in picker, ma vai mo. Allora facciamo così, mettiamo lo spoon di merda. Ok, aspetta, catch, hold it, aspetta un attimo, voglio i dettagli. Dedon is a flower beast about 6 kilos that will stir up quite fine. This monster eats only in the middle of the day and the night for 1 hour only. Quindi da mezzanotte a luna e da mezzogiorno a luna.
Io ho delle toccatine. Però ancora niente. Però non c'è in piccolo. Occhio. Dai, ho perso. Minchia. Che bollata. Ma guarda che mangia solo per un'ora. Quindi mangia da mezzogiorno all'una e da mezzanotte all'una. Quindi. Inizia per gli alberi adesso. Sì. Esatto. Quindici. Che sfortuna. Vabbè, guarda che non è anche. È come tutti, eh. Dai. Ma dai, ancora, si è appeso. Mancia di merda, cioè l'ho attaccato due volte. Ma l'hai visto? Oddio, adesso ho preso l'albero.
Adesso schippo sotto le cannelle. Devi fare CTRL ALT più CDCBTF e tasto destro. E allora skippi. Ah, giusto. No, quello è per vincere il gioco. Si chiama rompi il quadro del... Come si chiama? Rompi il quadro del contatore della luce. Cosa? Un'altra luce. Sì. Proprio quello. Dai, mangia. Un piccolino di buff finché non sei altro. Esatto. Una trota. Tretti.
coglioni, attaccati. E Kufi è Corsair. E se Corsair? Va a dir ben. Corsair. Corsair. No, io volevo dire, fai, ti muovi velocemente la canna, la impicchi e te la metti sul lamo. Io prendo solo chain pickerel di sto gran cavolo. Sì, sì, ti preso lì. Vabbè, da... stranamente dal 1 gennaio fatto di luci enormi. No. Luccio. Non lo vedo, è un luccio. Adesso appena diventa luna chiudo live, ma no, dai moon. Via, 3 ore e passa. 4 ore. Se adesso si attacca alle 59 rido. Ho visto l'attacco in diretta. Top of water. Sento, non è che se, non è che... Avevo intuito. Rischio del pescare show? Ah, sì. Ok, sì, sì. No, non stavo pensando. Ho detto l'esca del pescare show, ma le ho già fatte l'esca. Ah, quella. Devi vedere quello che mi è arrivato da Boscolo. Sì. Sì. Ecco, la canna è fatta apposta per i roll. Canna e coda è fatta per i roll. No, è una bella roll.
Vedrai nel prossimo video. Nei prossimi video. Com'è che attira su i pesci? I trotti. Bene. No, non l'ho preso. Bene, io per oggi chiudo qua, ragazzi. È stato bello. È stato lungo. E sono stanco. Dunque, per questa live è tutto, ragazzi. Ciao a tutti.